tutti a processo, questo quanto ha stabilito il giudice del Tribunale di Arezzo Claudio Lara sul caso Coingas. Si tratta di una vicenda che ha scosso profondamente la politica aretina. Tra gli imputati, 11 in tutto, figurano infatti il sindaco Alessandro Ghinelli, l'assessore Alberto Merelli ed il presidente di Estra Francesco Macri. Non ci aspettavamo nulla di diverso, né siamo minimamente preoccupati dall'esito di un'udienza che era abbastanza scontato. Nella sede processuale ribadiremo tutte le tesi difensive, che qui non si applicano i reati contro la pubblica amministrazione perché non si tratta di attività legata alla pubblica amministrazione. Rinviato a giudizio poi anche l'attuale amministratore di Coingas, Franco Scortecci. Era un percorso già ipotizzabile da tempo, quindi io continuo a essere tranquillo, fiducioso nella magistratura. Il processo si aprirà per tutti il 2 novembre, mentre per i due imputati che avevano scelto il rito abbreviato è stato il giorno della sentenza. Per il grande pentito Sergio Staderini, ex amministratore unico di Coingas, il giudice ha confermato la pena a 2 anni, come chiesto dal procuratore Roberto Rossi. Ho fatto un errore, l'ho confessato e ne pago le conseguenze, come giustamente si deve fare tutti. Se l'aspettava? Sì. Sì, assolutamente sì. L'avvocato pratese Jacopo Bigiarini è stato invece condannato ad 1 anno e 4 mesi. Il PM aveva chiesto 1 anno e 2 mesi. Leggeremo la sentenza e faremo appello. C'è altro da dire. 20 i comuni della provincia aretina che si sono costituiti parte civile, tra questi non figura quello capoluogo. Gli altri, con questa nostra scelta di costituirsi singolarmente in modo autonomo comune per comune, comunque alla fine è stata accolta positivamente dal Tribunale, tanto è vero che saremo parte civile anche nella fase ora del dibattimento che inizierà subito dopo l'estate.